Offrire spunti di riflessione alla città e alle istituzioni per gestire al meglio la transizione alla fase 3. L'Università di Pavia in questi mesi ha lavorato ad una serie di report per lo sviluppo post-emergenza Covid. Il primo dossier della serie Idee per ripartire è dedicato alla mobilità ed è a cura di Andrea Zatti, docente di politiche pubbliche ed ambiente, che assieme al professor Stefano Gualandi ha analizzato i dati relativi al traffico in ingresso e in uscita da Pavia, sia delle auto che dei mezzi pubblici. Una delle cose che emerge è anche un possibile distanziamento dei tempi, oltre che nello spazio, per gestire città come queste, come quella di Pavia, ma come poi un pochettino tutto il territorio. Allora, da un lato mobilità intesa come mezzi di trasporto, quindi incentivare quella che si chiama mobilità dolce, quindi biciclette, anche raggiungere i luoghi dove che sia possibile raggiungere a piedi, mezzi di trasporto pubblici, cercando di minimizzare laddove possibile quella che sarà la tendenza invece all'uso del veicolo proprio, perché è più rassicurante da un punto di vista sanitario. Quindi in questo senso io credo che scaturirà un momento di lavoro e di riflessione con, appunto, col decisore pubblico per cercare di capire come incentivare ulteriormente la mobilità dolce. D'altro canto, noi anche nell'approntare la didattica del semestre prossimo stiamo ragionando proprio in modo da ovviamente rispettare all'interno dell'Ateneo la sicurezza, ma anche favorire quello che è una sorta di decongestionamento del traffico cittadino da parte di studenti che, ricordo, rappresentano un terzo della popolazione pavese. Prima della fine dell'estate verranno preparati altri due dossier, uno sulla sicurezza sanitaria, per il quale è allo studio anche un'app dedicata agli studenti pavesi, e uno sull'organizzazione delle aziende, a cura del professor Stefano De Nicolai, che fa parte anche della task force del Ministero dell'Innovazione. E quindi a maggior ragione lui fa una riflessione sul territorio, ha molta conoscenza di dati e comunque sviluppi che vanno ben oltre il territorio, quindi nell'arco di un paio di settimane dovremmo essere pronti con anche quel rapporto. E da ultimo, prima della pausa di agosto, dovremmo anche essere pronti col rapporto sulla sicurezza sanitaria. Qui stiamo per esempio pensando anche a una particolare tipo di app per monitorare gli studenti di Pavia, che sarà più legata al nostro territorio.